Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi a questo canale, è gratis, non costa nulla, lasciate un mi piace per sostenere il video, per sostenere il canale, per sostenere lo zio, e lasciate anche un commento dove mi chiedete più nello specifico i dubbi, consigli per i vostri ballottaggi. 35esima giornata di Serie A, ne restano 4. Ormai questo campionato volge al termine, già si pensa al futuro. L'Inter campione d'Italia, facciamo un bel applauso all'Inter. La Roma ha annunciato anche il suo nuovo allenatore, che sarà José Mourinho. Ottimo allenatore, si preannuncia una stagione futura per la Roma, almeno per quanto riguarda il calcio mercato, veramente pimpante. Come detto, 35esima giornata di Serie A, ne mancano 4. Ragazzi, le ultime giornate di Serie A sono veramente un disastro. Non si sa mai chi schierare. Tante squadre, vedi l'Inter, sicuramente faranno tanto turnover. Crotone e Parma, già retrocesse in Serie B, saranno un po' le mine vaganti, così come quelle squadre che già sono salve o che comunque non hanno alcun interesse. Vedi la Sampdoria, diciamo l'Udinese, il Sassuolo e quant'altro. Il consiglio sarebbe di puntare su quei giocatori di quelle squadre che hanno ancora qualche obiettivo. Però capisco anche che io ho Lukaku dell'Inter che ha vinto lo scudetto, non lo metto. Sì, dirvi di non metterlo a favore di uno Nzola che deve salvarsi è sempre difficile. Proviamo a vedere quello che si può fare. 35esima giornata che parte subito con Spezia-Napoli. Due squadre, diciamo, in difficoltà, il Napoli tante assenze, soprattutto in difesa. Lo Spezia si deve salvare. Escluderei a prescindere il portiere dello Spezia, trovare qualche giocatore schierabile dello Spezia, perché comunque ha bisogno di punti. Diciamo Verde, se ce l'avete a centrocampo. Gyasi segna poco, potrebbe segnare, però comunque non è quell'attaccante che fa tanti gol. Non si sa se gioca Nzola, che comunque è rigorista, lui forse si potrebbe schierare. Per quanto riguarda del Napoli, apparentemente Osimhen dovrebbe giocare lui, quindi Osimhen, Insigne, Zielinski, Lozano e Politano, a prescindere da chi giocherà, si mettono. Sui difensori del Napoli, il portiere secondo me si può schierare, anche se non garantisco il clean sheet. Sui difensori, occhio a Di Lorenzo, che potrebbe giocare centrale. Udinese e Bologna, diciamo due squadre tranquille, anche se non aritmeticamente salve. Qui ragazzi veramente vi potete divertire. Tra i due portieri preferirei sempre Musso, perché Udinese comunque c'è una buona difesa e gioca in casa. Skoruski, il Bologna, ha una difesa un po' ballerina. Qui giocatori difensori dell'Udinese, qualche un po' di turnover Gotti sicuramente lo farà, ma sono giocatori affidabili che vi garantiscono il 6. Giocatori come De Paul, Pereira, Larsen, a prescindere io li metterei. Per quanto riguarda invece il Bologna, anche qui Soriano, Barovo, questi qua li mettiamo. Palacio ha fatto tutto in una sola partita, chissà che non si sia sbloccato. Inter Sampdoria, Sampdoria tranquilla, andrà sicuramente a San Siro per provare a fare il colpaccio e a divertirsi. Sconsiglio di schierare Audero. Qualche giocatore della Sampdoria si può inserire in questa partita? In teoria no, perché anche se l'Inter è già salva non vuole fare brutte figure, però magari, non lo so, un Yankton, un Candreva, se gioca, questi qua io li schiererei. Per quanto riguarda l'Inter c'è un grosso punto interrogativo, perché Conte potrebbe far giocare diciamo i giocatori che hanno giocato di meno. Però ragazzi, chi c'ha Lukaku, io c'ho Lautaro Martinez, Barella, Hakimi, questi qua ragazzi io comunque li metterei a prescindere. Fiorentina-Lazio, questa è una bella partita dove ci possiamo divertire. Lazio per la Champions, la Fiorentina ha bisogno comunque di punti per salvarsi. Anche qui
non i portieri, magari non è la miglior partita per schierare sia Dragoschi che Reina. Qualche giocatore della Fiorentina, vedi Vlahovic, ragazzi, che c'è il piede caldo, questo si mette. Bonaventura che probabilmente ha recuperato la forma, lo stato di forma. Castrovilli, ragazzi, si metterei, io lo metterei. L'unico difensore che schiererei è Milenkovic, Mosigna, Pizzilla. Per quanto riguarda invece la Lazio, i difensori della Lazio, anche Marusic, che comunque sta facendo non facendo l'esterno, perde un po' l'appeal, però sono giocatori solidi che vi assicurano il 6. Giocatori come Lazzari, Milinkovic, Luis Alberto, questi a prescindere si mettono, e Correa, Immobile, che sono molto in forma, anche si schierano. Genoa-Sassuolo. Il Genoa avrebbe bisogno di qualche punticino per essere un po' più tranquillo. Il Sassuolo vuole arrivare quanto più in alto è possibile. Non ha regalato punti a nessuno, non li regalerà nemmeno al Genoa. Sono comunque due difese che si difendono abbastanza bene, non subiscono tanti gol. Perin e Consigli, dipende sempre da quelle che sono le vostre alternative, si potrebbero anche schierare in questa partita. Del Genoa, consigliarvi qualche giocatore, io punterei sui giocatori più di qualità, tipo Zaic, Destro o Scamacca, non si sa chi giocherà, però uno dei due io lo schiererei. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, ragazzi, giocatori come Locatelli, Berardi, che anche lui è in forma, Djuricic, Boga, io lo metterei, se normale, se ce la vedi in attacco perde l'appeal. In attacco non si sa se recupererà Caputo, giocherà Raspadori, ma un pensiero su entrambi lo farei. Altra bella sfida, questa è proprio per la salvezza, è tra Benevento e Cagliari. Vedo leggermente favorito il Cagliari, il Benevento è proprio in caduta libera. Consigliarvi qualche giocatore del Benevento, sicuramente Glick. Queste partite la potrebbe anche spuntare il difensore, escluderei il portiere. Per quanto riguarda l'attacco, Gaika ha fatto quei gol, non sta segnando più. La Padula, un pensiero ce lo farei. Per quanto riguarda invece il Cagliari, è una squadra che lotta, che veramente possono segnare tutti. Quindi, come ho sempre detto nelle ultime partite, puntiamo anche su quei giocatori che hanno l'esperienza, tipo Godin, tipo Nainggolan, tipo Nandez, che mi ha fatto vincere la partita settimana scorsa. Dovrebbe ritornare João Pedro, dovrebbe giocare Pavoletti, e io questi qua sicuramente li schiererei. Parma-Atalanta. Parma in Serie B, senza stimoli, se l'è visto anche quando era ancora in corsa, lottava poco. Del Parma togliamolo proprio da mezzo. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, non si sa chi recupera, non si sa chi gioca, però io li schiererei tutti. Anche Muriel, sì, lo so che può entrare nel secondo tempo e sbagliare un rigore, ma può anche entrare nel secondo tempo e farvi una bella doppietta. Verona-Torino. È il Torino, Verona, diciamo tranquillo, il Torino ha bisogno di punti per la salvezza. Ha vinto comunque, ha sofferto in casa contro il Parma. A Verona non dico che se la vedrà peggio, però comunque Verona dipende, dipende un po' anche da come affronterà questa partita. Sui portieri non vedo una partita ricca di gol, anche qui come la sfida tra Genoa e Sassuolo dipende un po' da quelle che sono le vostre alternative. Giocatori del Verona, comunque qualcuno io lo schiererei, vedi Di Marco, Faraoni, Zaccagni. Lasagna, ragazzi, Lasagna è un attaccante che segna poco, dipende qui dalle alternative che avete. Per quanto riguarda invece il Torino, schiererei tutti i difensori, perché sono tutti i difensori che possono segnare. È comunque una partita difficile che il Torino ha bisogno di vincere, quindi magari, no, chi lo sa, all'ultimo minuto vanno a saltare. Non si sa se giocherà Vojvoda o Singo, comunque io Singo lo schiererei. Ritorna Mandragora, che sicuramente lo metterei. Scontato Belotti e Sanabria. Roma-Crotone. La Roma non vince da tanto tempo, in teoria dovrebbe vincere facile contro il Crotone, che però, anche se è in Serie B, comunque nelle ultime partite ha fatto vedere che è una squadra che ci tiene all'onore. Fate attenzione su questa partita. I giocatori della Roma sicuramente si schierano, quelli là, i grandi giocatori. Il portiere si può anche schierare in questa partita. Per quanto riguarda invece il Crotone, escludiamo sicuramente il portiere e i difensori, ma giocatori come Messias, Unas e Simi, io ce l'ho Simi, sicuramente io li schiererei. Chiudo
chiude questa 35esima giornata il big match tra Juve e Milan. È proprio una sfida per la Champions, diciamo che chi perde è quasi fuori. Sono due squadre che stanno un poco diciamo a pezzi, ma tra le due si fa preferire la Juve, che vedo leggermente diciamo favorita. Per quanto riguarda i portieri, Szczęsny sì all'80%, Donnarumma sì al 50%, valutate bene le alternative che avete. Per quanto riguarda la Juve e il Milan, entrambe le squadre, è una partita che entrambe le squadre devono vincere, quindi giocatori di qualità, quei giocatori che potrebbero e che possono portare bonus, vanno messi da un lato e da un altro. Dybala o Morata, non lo sapremo, chi giocherà lo sapremo l'ultimo minuto, 10 minuti prima dell'inizio della partita. Ragazzi, ma che abbiate l'uno o l'altro, dipende sempre dalle alternative, io li schiererei, perché lo dico sempre, l'attaccante non è importante che giochi dal primo minuto, ma che faccia gol. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciate un mi piace e lasciate anche un commento dove mi chiedete più nel dettaglio qualche consiglio per i vostri dubbi e ballottaggi. Ciao ragazzi!